qui in diretta dall'ippodromo di Agnano per questa prima edizione del Motor Festival Napoli. Naturalmente noi siamo nello stand che dopo vi faremo vedere del Moto Club Falchi Napoli. Sì. Sono in compagnia di Domenico. Buonasera. Giuseppe è il vicepresidente. È il vicepresidente. Allora, questa prima edizione, come mai avete scelto di essere qui, di presidiare qui proprio a Napoli, finalmente? Beh, noi siamo di Napoli, quindi giochiamo in casa, quindi mi sembra giusto essere presenti. Un evento che non si faceva da anni e ci hanno chiesto di partecipare, ne siamo veramente orgogliosi di questa partecipazione e mi sembra giusto, visto che si gioca in casa, essere presenti. Come sta andando l'affluenza di questi giorni? Ottima, ci aspettavamo non tutta questa grande affluenza, abbiamo avuto veramente tanta bella gente, tanti stand a disposizione, dico un ottimo risultato. Domenico, noi ci siamo visti a Natale per il lancio di questo marchio, sì. Motoclub Falchi Napoli. Come sta andando il calendario eventi? È iniziato, non è iniziato? Sì, sta andando abbastanza bene, perché come dicevamo a Natale è un'associazione che è nata ai primi di agosto, quindi agosto c'erano le ferie, diciamo la parte migliore è iniziata ai primi di settembre. Ad oggi siamo 112 iscritti, abbiamo stipulato quest'anno un programma del 2019, ci sono un sacco di eventi, quasi, ne abbiamo prospettati quasi 19 che si suddividono tra domenicali, fine settimana, oppure c'è la Sicilia che è di 6 giorni, qui sfruttiamo il ponte quello là dal 25 al 1 maggio, 25 aprile e 1 maggio. Quindi siamo carichi, siamo carichi. Vicepresidente, parliamo un po' di questi eventi, di questo calendario eventi, visto che durante la cena natalizia li abbiamo raccontati un po' tutti, e facciamolo anche radiofonicamente per l'ennesima volta, così noi li promozioneremo naturalmente, anche perché ricordiamo l'Onda Web Radio è diventata ormai la radio ufficiale del Motoclub Falchi Napoli. Siamo partner in questo anche. No, allora, gli eventi sono già partiti chiaramente dal 1° di gennaio, dal mese di gennaio abbiamo organizzato il primo evento dedicato alle famiglie, perché noi contiamo anche su di far partecipare le famiglie con i bambini. Abbiamo già fatto un evento della Moto Befana, abbiamo fatto l'evento della Moto Benedizione e abbiamo in programma la Sicilia, appunto come ha già anticipato il presidente Domenico, e nel frattempo abbiamo la Moto Vaticana nel mese di maggio, quindi andremo a visitare gli appartamenti del Vaticano, così come già è partita la macchina che abbiamo messo in moto per la raccolta fondi per Amatrice, perché quest'anno saremo a Amatrice dal 7 al 9, porteremo degli aiuti economici ai ragazzi purtroppo che vivono peggio di noi, sarà in collaborazione con un altro motoclub, perché l'evento è un evento abbastanza importante. Noi abbiamo già iniziato questa programmazione di raccolta fondi che verrà dato in beneficenza ad Amatrice. Beh, alle mie spalle vedo tante motociclette, naturalmente. Sì. Tra queste sì. Siamo riusciti a portare qui, e noi ne avevamo parlato a microfoni spenti, la motocicletta del sergente Roberto Valente. Sì. Sì, abbiamo portato la moto di mio cognato, che lo ricordiamo, è il sergente maggiore capo Roberto Valente, deceduto in un attentato terroristico a Kabul nel 2009. Quindi lui aveva questa passione sfegatata per la moto e la teneva effettivamente come un gingillo. Ne ho approfittato, era parcheggiata, ben custodita, ne ho approfittato per farla rimettere in sesto e portarla qui proprio per farla vedere ai nostri visitatori, ai nostri soci. È una motocicletta che all'epoca e tutt'oggi è una moto molto veloce, un Yamaha FZR1000 Lexup, ed è nuovissima perché ha quasi 10.000 km. Dispiace perché Roberto effettivamente non l'ha potuta sfruttare al meglio per queste situazioni spiacevoli che il mondo sta vivendo. È il nostro cimelio, è il nostro, è il nostro simbolo, quindi verrà messa, siamo stati alla Fiera di Roma ai primi di questo mese, di marzo, e l'abbiamo portata lì, l'abbiamo portata adesso qui ad Agnano e poi verrà custodita nella nostra sede che a breve inaugureremo, e quindi
non la faremo circolare. Siamo in procinto a breve di prendere una sede e poi faremo sapere a tutto, quindi non mancherà che ci vedremo e faremo, vi inviteremo lì all'inaugurazione e vediamo un attimino di organizzare le nostre cose. Siamo un club, diciamo, nati da pochi mesi, quindi siamo partiti, ci eravamo prefissati di fare delle piccole tappe. Intanto gli eventi ci hanno fatto accelerare, quindi siamo cresciuti di un botto e non ci aspettavamo tutte queste adesioni da parte di tutti questi, perché alla fine siamo 112 persone, ma siamo tutti conoscenti, tutti amici. Ma questa è una cosa importante, sì, bellissima. Che ci sono colleghi sia della Polizia di Stato che della Finanza, dei Carabinieri, della Penitenziaria, e ci sono anche simpatizzanti, professionisti e tutto il cetera. Quindi si è creato un bel ambiente che noi non ci aspettavamo, questo siamo un po' sbalorditi, però fa bene al club, perché ci aiuta a crescere ancora di più. Quindi, come dicevo, a breve faremo questa inaugurazione di questa nuova sede e faremo una festa proprio per accogliere tutti gli altri amici dei motoclub che ci hanno invitati nelle loro sedi. Vedo che stai prendendo anche dimestichezza con i microfoni ormai. Allora, Domenico e Giuseppe, nel frattempo che voi vi preparate la prossima intervista che faremo quando inaugureremo la sede, da qui è tutto, dall'ippodromo di Agnano, noi intanto ci facciamo un giro e alla prossima, ciao a tutti. Molto importante ed è la ditta è seria e non